E siamo qui, 30 settembre, Rino Frassica, Gianfranco Padda. Oggi sorpresone, oggi ci sarà Raul Casadei, Gianni Togni, Vanni Baldini. Bene, partiamo bene con la sigla? Sì. La dedichiamo a tutti i nati oggi, 30 sì, settembre. Sì, 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 sigla. Il programmone. Il programmone. Nino Frassica presenta Programmone con Nino Frassica e Gianfranco Padda. Il programmone. Caro Pad, ti vedo un po' ruculiato. Sei arrabbiato, perché c'è? Ieri sera sono andato a mangiare fuori praticamente. Insomma, ho speso un botto, ecco. E perché hai pagato? Certo che ho pagato. Ti ho detto 2000 volte, forse 3000 volte. Tu non devi pagare quando vai a mangiare nei ristoranti. Ma come non devo il pagare? Il VIP non paga. Il VIP non paga. Per VIP non paga, vabbè, oh, però il insomma, VIP non paga. Ma tu lo sai ma che... No, cioè io non sei anni fa. Scusi, io non pago se loro mi dicono è offerto da noi. Non mi dicono niente, io pago. Lo sento un dovere vabbè, davanti a un VIP. Vabbè, però. Tu lo sai... Comunque ho speso un botto. Tu lo sai che lo scrittore Alessandro Manzoni stava a parlare dell'Ottocento, quando andava nei ristoranti dicevano ho letto tutti i suoi promessi sposi, ho letto tutti i promessi sposi, dicevano i camerieri, si faceva una fotografia. La fotografia, ma ci stavano le macchine fotografiche. Il ritratto, si facevano il ritratto con lui e non paga. I VIP non pagano. Secondo te Cristiano Malgioglio quando va al ristorante io non so se pagano, io penso che fanno pagare, capito? Ma che dice, che vi fa vedere il ciuffo bianco, dice io sono un VIP, vabbè, perché io c'ho un VIP. E magari quelli gli dicono Malgioglio lei stasera non paga l'ospite nostro, ma a me non mi hanno mai detto. Vabbè, adesso so io come si fa, perché tu non hai modi. È un fatto di diplomazia. Capito? Io non so buono. Pubbliche relazioni. Non ci so buono. Facciamo un numero, vai un numero. Pronto? Gentili clienti, siamo aperti tutti i giorni dalle 10 alle 2 di notte. Purtroppo sì, non prendiamo prenotazioni. No, no, prendete questa prenotazione. Open from 10 a.m. No, no, in italiano, parlo in italiano. Senti, scusa, please. Era segreteria. Please. Era una segreteria. Era una segreteria. Scusi. Questa canzone la giudico che fa tendenza. Non fatti, è bella, bellissima. Fa moda, una canzone che fa tendenza. Ma che moda, è bella, bella. Non bella. Diresti così sì, se ne capissi tu di canzoni. Io ne capisco le canzoni, è bella proprio. Per esempio, non è vero. E abbiamo al telefono Gianni Togni, titolare del circo Gianni Togni. Salve. Salve signor Frassica, noi siamo circensi da generazioni, pensi mio nonno ha costruito tante, ma tante tende da circo. Ah, avete la tendinite, come diciamo, dico questa, no, no. Sì, questa vabbè, battuta insomma, che piace molto sì, a Padda, sì, è piaciuta? Che è simpatica, molto, molto. Perché non parlo con Gianni Togni? No, perché non volevo interferire educatamente, non volevo, capito, visto che... Allora, ci dica Gianni. Non volevo interrompere. Ci dica Gianni. Lo dico a entrambi, a tutte e due, sia a lei sì, che al signor Padda. Quindi che cosa avete voi nel circo? Abbiamo 7 nani. Ah, i soliti. Sette nani, i nani sono 7. No, ma i nostri si chiamano Alfredo Renetti, Marta Curcio, Annabella Lentini, Vincenzo Lenzi, Dino Marchi, Franco Biffi e Paolo Cardini. Benissimo, nani, benissimo. Sì, sì. Poi? Abbiamo il gigante alto 1,60 m. Ma è poco per essere un gigante. Sì, ma è un bambino di 5 anni Poi? E ancora il fachiro Brunus, il più grande fachiro dell'universo, isole comprese, mangia chiodi, spade, pezzi di vetro, ferro. La sera però non mangia le melanzane perché sennò gli brucia lo stomaco. Ecco, dopo che mangia tutta questa bella roba, complimenti Gianni Togni. Dove siete adesso col circo? Adesso siamo a Genova, Zola Fiera. Ah, bene, bene. Complimenti per il programma. Grazie. Padda, non lo saluti, ma ce l'hai con lui. Ciao, ce l'hai con lui. No, non volevo interrompere, non volevo... Ce l'hai con lui. No, no, per amor di Dio, perché? Perché non ti ha preso nel circo? Perché non ti ha preso nel suo circo? Ma poi sono cantautore poi, capito? Se ero, che ne so, un'attrazione. Grazie Gianni, grazie Gianni. Ciao Gianni, un abbraccio. Ed è il momento della pubblicità, finalmente è possibile fare il bucato.
in acqua fredda e con gli stessi risultati di un lavaggio a caldo, risparmiando energia, e questo avviene grazie a? Grazie a? Grazie a? Grazie a? Non lo so. Lavatrice Eleonora, risparmio tempo e risparmio? Risparmio il tempo, risparmio anche... I prezzi. I prezzi. Risparmio la spesa. Signora Angela, la lavatrice Eleonora è un regalo? Forse sì. Signora Angela, la lavatrice Eleonora, lo slogan dice? Lavare bene, lavare sempre. Risparmio tempo, lavaggio? Lavaggio asciutto. Assicurato. Diciamo che Padda, io sì, come maestro Arbore, Totò, sì, Peppino, Renato Pozzetto sono i miei maestri. Ho capito. I due maestri, i sono di guida. I due maestri sono, sì, Mastelloni. A me piace Mastelloni. Per esempio il nostro regista, il suo maestro è Fellini. Antonello Falqui, no? Vabbè, è vero. Invece, diciamo, sì, l'ispiratore del nostro ospite, dici, presente il nostro ospite. Siamo qui con Baldo Albanese, critico. Giornalista. Il suo maestro è, diciamo così, il suo punto di riferimento, il suo faro. Il suo faro. Il suo faro è Maurizio Costanzo. Perché? Maurizio Costanzo, lei ha dichiarato che Maurizio Costanzo è il migliore giornalista che abbiamo in Italia. Perché? Perché lui ha fatto parecchi anni il Maurizio Costanzo Show, e pure lì sono andato ai Parioli a vederlo. Seduto in sala? Seduto in sala, sì. A che, fin che fila? A fila quinta fila. Questo è importante. E quindi sì, chi c'era? Quindi, in quella puntata chi c'era? In quella puntata ci stava Renato Pozzetto, Gianfranco D'Angelo, Renzo Salvi, Amendola, siamo poi tutti attori. Siamo tutti un gruppo di attori. Sì, di che si parlava? Ma dei nuovi film che vanno in onda. Pubblicizzavano i loro film. Film. Quindi lei, Costanzo, un giorno vorrebbe diventare come Costanzo. Sì. Bene. Ti è piaciuta questa questo momento, diciamo, sì, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Sarebbe il caso, sì, e infatti sì. Complimenti, ottima musica qui su Radio 2. Sì, non capisco perché sbadigli. Io non sto sbadigliando. Non sto sbadigliando. Cosa vorresti insuinare? Che non ti piace questo pezzo? Io non niente. Sto pezzo è cattiva educazione. È bellissimo questo pezzo. Fammi sentire. Buongiorno. Ciao. Sì. Sono su Gigi, grazie. Programma per questo Vesibri. Bene. È contento, cerca di traduci. Sì, è contento, è programma. E tu hai studiato cinese, no? No, io non ho studiato cinese. Però traduci quello che dice lui. Sì. Dobbiamo dire che abbiamo contribuito noi a questo suo grande successo. Sì, abbiamo contribuito noi a questo grande successo. Praticamente... Ho raggiunto grande successo. Cosa ha detto? Che ha raggiunto grande successo. Ah, il cinese lo conosci bene. No, questo lo parla in italiano, cioè lo legge in italiano, parla in italiano. Bene. Oggi su Gigi ci imiterà, farà l'imitazione di un giovanissimo artista, fenomeno del web, Fabio Rovazzi. Imita Fabio Rovazzi. Sì. Giovanissimo artista, per fenomeno del web, Fabio Rovazzi. Ti piace come l'ha fatto? Insomma, no, però è un po' migliorato. A me non mi piace tanto. No, però poi questo non, scusa, questo non lo sai fare. Fenomeno Fabio Rovazzi. Noi ti abbiamo presentato un grande imitatore, ma non lo fai bene. Si può fare. Vabbè, è caduta la linea. Ma quale linea? Se sta qui questo, come è caduta la linea? Qui con noi, accanto a... C'è un disco, ma posso dire che c'è un disco adesso? Sì. Complimenti a chi sceglie i dischi qui a Radio 2, a Programmone. Ci congratuliamo. Tu solo non apprezzi. Ma io apprezzo. Hai la faccia di smorfia. Sì, come per dire, le mie canzoni sono migliori. Non l'invidia è una brutta cosa. Ma non so invidioso. Vergogna, non so invidioso. Fammi ascoltare. Mi piacciono le cose belle, mi piacciono.
E abbiamo con noi qui Mago Raff. Mago Raff noi lo conosciamo come mago, ma oggi è qui in veste, diciamo, di opinionista, sì, e di, diciamo, uomo di spettacolo. Arrivano delle lettere e noi vogliamo sapere cosa ne pensa Mago Raff di queste lettere. C'è una signora che ci scrive e non si firma. Che facciamo, Mago Raff? Rispondo lo stesso, perché anche le persone che non hanno un'anima, ecco, anche le persone che non firmano, hanno un'anima. Allora, lei ha 79 anni e il suo ragazzo ce n'ha 18. Buona. E allora dice, il ragazzo è molto ricco, è molto ricco. Allora, sì, questo ragazzo dice, non vorrei, che c'è molta differenza d'età, il ragazzo c'ha 18 anni ed è ricco, e la signora è anziana, 79 anni, non vorrei che lei si fosse messa con me, col ragazzo, perché sono ricco. Allora, cosa vogliamo dire? Che cosa vogliamo dire? A questa donna di 79 anni di curarsi bene, ecco, che è la cosa principale. Di curare la sua anima, ecco. Cioè, la signora si è messa con lui perché il ragazzo, sì, è ricco o perché è più giovane? Ma potrebbe essere che è più giovane, oppure potrebbe essere ricco, ma non se ne frega lei della ricchezza, perché anche lei sta bene, penso, Però io penso lei si dovrebbe curare di più il suo animo e dare tutto a se stessa, a questa persona, se c'è questo grande amore reciproco. Grazie, io penso di sì. Complimenti per il programma, grazie. Su Radio 2, su Radio 2. E siamo qui per giocare al gioco dei fagioli. Abbiamo una busta dove c'è scritto un numero preciso, sì, il numero è 6402. Certo. Il gioco della boccia consiste nel indovinare il numero esatto dei fagioli che contiene. Telefonate al nostro numero, sì, e partecipate, così potrete vincere. Quanto si vince? 6.402 euro. Pronto? Sì? Mi sente? Signor Frasca? Sì. Padda, mi senti? Io la sento, sto qua. Non certo, sento il concorrente. Adesso sentiamo. Lei è Padda? Pronto? Signor Frasca, chiamo da Paternò. Paternò. Ah, è la ceramica di Paternò. Ah, siamo la ceramica. Ah, no. Cartagirone. Conosci il prosciutto. Il cotto si può fare sia con la ceramica che col prosciutto. Perfetto. Come si chiama? Ce l'ha un nome? L'ha detto il nome? Vincenzo Spinazza. Io avevo un compagno di scuola che si chiamava Spinazza ed era esattamente di Paternò. Di Paternò, pure quello. Sì. Siamo cugini. Sì. Ma diciamo che succede un po' a tutti. In famiglia c'è. Pure, vero? Sì. In famiglia. Come no? Ce l'avevi un compagno di scuola, si chiama Vincenzo Spinazza. Tutti abbiamo. Nella mia famiglia ci chiamiamo tutti Vincenzo Spinazza. Anche le donne. Vincenzo. Sì. Perfetto. Sì. È una tradizione. È tradizione, è vero. Volevo un'informazione. Sì. Questo gioco a quiz. Sì. Vince che telefona o che è il proprietario del telefono? Ah, ecco, questa è una bella domanda. Se lei dà la risposta esatta, i soldi a chi vanno? Perché sto telefonando col telefono del mio cugino, no. E lui dice, però se indovino il telefono è mio. In realtà vince lei. Sì, ecco. Se poi però, lei però, è così generoso di dividere, da dare qualcosina. Certo. Come ho il telefono scarico senza credito. No, vince lei. Mi sono fatto prestare il telefono da mio cugino. Vince chi telefona. Vince chi telefona. Mio cugino dice, senza telefono mio tu non vincevi. E lei gli può pagare il prezzo della telefonata, ma non. Ha capito vince, stai zitto. Allora secondo te quanti sono? 4.464. No, vogliamo controllare? Perché c'è da controllare? E controlla, perché l'inizio è giusto. Ma portare la risposta subito, che sto su. Lei la prima cifra l'ha indovinata. Vediamo. Apro la busta. Sì. Se mi affrasca, mi dà la risposta subito, che sto sulle spine. Sì, che sì, poi il tempo di aprire la busta. E i minuti corrono, quando telefono. Non facciamo stare sulle spine, signor Spinazza. Aperto la busta. No, mi dispiace. Che c'ho? 40 centesimi alla risposta. Allora, il numero sono 6.000.
402. Purtroppo, signor Spinazza, per 2340 fagioli. No? Ridenti, che chi tenta non ritenta, dice il proverbio. Tenta chi ritenta. Saluti suo cugino. Tempo. Okay. Tempo. Grazie. Grazie. E purtroppo neanche oggi nessuno ha indovinato il numero esatto. Ancora nessuno ha vinto. No, siamo a fine settembre non ha vinto e nessuno. Questi soldi restano ancora nella cassa della Rai. È stata una puntata sfavillante, slanciata. Come se l'ha slanciata? È piaciuta tanto. Sì, questo sì, questo sono sì. Arrivato un sacco di SM. SMS. Perché dicono che bella puntata, non ci sono stati disonori. Come disonori? Non ci sono state sganassoni. Non ci sono mai sganassoni. Non ci sono state frustate sulla schiena, meno gonne, donne nude. Nude, non c'è stata crudeltà, una bella puntata. Sì, dai, sì. L'appuntamento è sabato. No, è vero, sabato prossimo. E fai il calcolo? Sì, è oggi che è? Oggi è 30 settembre, dove sabato prossimo dovrebbe essere 7 ottobre. No, 6 ottobre. È difficile. È difficile, però un momento, un lapsus, così insomma. Stavo sopra a pensiero. È finita. A sabato. È finita. È finita. Sì. Appuntamento a sabato prossimo.